momento vi vogliamo presentare Meriç Tepakay. Buonasera, benvenuta. Grazie per essere con noi di martedì. Allora, la figlia di Aydin Sefa Akay, chi è suo padre? Mio papà è Aydin Sefa Akay, giudice dell'Unione dei Nazioni Unite. Si occupa dei crimini di guerra del Ruanda e dell'ex Jugoslavia. Un giudice dell'ONU? Sì. Cosa gli è successo? Il 21 settembre è stato arrestato a casa per aver scaricato un'app su Google Play Store, simile al WhatsApp. E da quel giorno, i primi 5 giorni, non ha neanche potuto vedere un avvocato, nessuno. Poi l'hanno portato a Ankara e di là può vedere un avvocato solo su registrazione e filmate. Perché ha scaricato un'app? Cosa vuol dire? Un'app come WhatsApp, e l'hanno trovato sul suo telefono. Dicono che tantissimi gulenisti l'avevano, allora tutti che hanno questa app sono arrestati, però non c'è un'accusa formale, non c'è un'accusa scritta che ha chiesto i Nazioni Unite e anche suo avvocato. Quando è successo questo e perché parla solo adesso lei? Parlo solo adesso perché all'inizio avevo paura di creare più problemi parlando, però adesso che non c'è nessuna risposta per le Nazioni Unite, neanche un processo oppure un'accusa formale, vorrei sensibilizzare l'opinione pubblica. E fa certamente bene a farlo e siamo contenti di aiutarla a fare. Presidente, perché questo è un caso particolarmente grave? Secondo me è un caso, quello del collega Akay è un caso particolarmente grave perché il giudice gode della immunità assoluta come funzionario, come membro delle Nazioni Unite. E quindi in qualche modo la violazione dei suoi diritti è una violazione che coinvolge le intere Nazioni Unite. Cioè se le Nazioni Unite non riescono più a essere quella istituzione che protegge i diritti, e i diritti sono violati, anche siamo di fronte a un tipo di violazione di grado molto elevato. Se nessuno rispetta chi protegge, pensiamo chi dovrebbe essere esatto. Protetto, questo è il concetto. Meriç, cosa si augura lei? Auguro di vedere mio papà il più presto possibile e vorrei delle reazioni dell'Unione Europea e delle istituzioni italiane per far capire che questa mancanza di diritto non deve continuare. Speriamo di averla aiutata a farlo. Grazie per essere stata con noi di martedì. Grazie.